Vi auguro una buona giornata e buon weekend. Il messaggio di oggi è: abbi il coraggio di chiedere e di accettare aiuto. Chiedere aiuto è un segno di forza, come lo è accettarlo quando viene offerto. Spesso, quando chiedi aiuto alla sorgente, le tue preghiere vengono esaudite attraverso altre persone. Assicurati di accettare questo sostegno e di darlo agli altri seguendo la guida del cielo. Caro amico, stai cercando di fare tutto da solo. Perché questa carta indica che hai bisogno di aiuto, ma sei restio a chiederlo? Per chiedere aiuto ci vuole coraggio. Spesso abbiamo l'impressione che così facendo appariamo deboli o graveremo su qualcun altro. Questa poca disponibilità a chiedere ciò di cui abbiamo bisogno può avere un effetto negativo a spirale. Più tempo passiamo senza chiedere aiuto, più tempo restiamo senza riceverne alcuno. Se questo schema di comportamento si protrae abbastanza a lungo, possiamo perfino giungere a credere, sbagliando, che non sia più possibile ricevere alcuna assistenza. La sorgente e gli angeli ti rassicurano. Ricordati che sono senza limiti. Sono in grado di essere contemporaneamente in molti luoghi, ovunque ci sia bisogno di loro. Non li disturbi mai, nessun problema è troppo grande e nessuna questione troppo superficiale. Non hanno corpi fisici, quindi non si stancano. Avere il coraggio di chiedere aiuto al cielo o alla sorgente, agli angeli o a un'altra persona è un passo importante per manifestare abbondanza. È un gesto così potente che viene quasi immediatamente esaudito con una risposta. Guardati dentro per capire come si sente il tuo corpo e la tua mente subito dopo. È possibile che riceverai un'intuizione istantanea su come co-creare l'abbondanza che chiedi. Chi compie quest'atto di fede riceve ispirazioni improvvise, inviti inaspettati, offerte di lavoro e altri segni. Questo è il messaggio per augurarvi una buona giornata.